Giulio Mastromauro, buonasera. Buonasera, ciao. Durante la scorsa edizione tu eri il regista di Carlo e Clara e vincitore di Shortini 2013. Quest'anno invece sei presidente di giuria per l'edizione 2014. Com'è passare dall'altra parte? Difficilissimo, perché in realtà, come dire, anche mi sento anche abbastanza in imbarazzo nel dover giudicare registi anche più bravi, più magari che hanno già una bella credibilità artistica. È un grande onore quello che mi ha dato Shortini quest'anno, e quindi io sto cercando nel mio piccolo di fare il meglio. Ricordiamo che gli altri giurati sono Salvo Bellistri, Elena Laferla e Alessandro De Filippo. Puoi dirci alcuni aspetti prevalenti che ritenete comuni ai cortometraggi che sono in concorso? Ma in realtà la proposta di Shortini di quest'anno è abbastanza eterogenea, nel senso che non credo ci fossero all'interno delle singole sezioni delle tematiche predominanti. Anzi, mi è proprio piaciuto il fatto che ci fosse una bella varietà, e questo credo abbia in qualche maniera facilitato noi, perché i lavori erano alcuni molto belli. Ci ha reso un po' la vita difficile, perché poi devi fare delle scelte. Io poi adesso non posso ovviamente svelare abbiamo, i risultati. Abbiamo una giuria d'accordo che si scapiglia? No, abbiamo una giuria credo esemplare. Io sono felice della mia squadra, perché c'è stato un bel dialogo, ci siamo confrontati su... Ognuno chiaramente aveva la propria idea, la propria sensibilità, però credo che si sia riusciti a trovare un punto comune. Questa credo fosse la cosa più importante, anche perché poi la qualità è oggettiva, poi indipendentemente da quello che può essere il gusto personale. Una bella squadra quindi in giuria. Una bellissima squadra che, diciamo, ho avuto il piacere di capitanare. Quest'anno Shortini ha due sezioni di rilievo. Sì. Sono una novità rispetto all'edizione precedente, e sono neorealismo e videoclip. Tu cosa ci dici della qualità dei lavori che avete visualizzato? Ma dico in generale o relativamente a questa sezione? In generale. Sì, un po' in generale e un po' relativamente alle due sezioni, neorealismo e videoclip. Ma in realtà trovo che in tutte le sezioni ci fossero lavori molto, molto belli, alcuni davvero interessanti, anche originali, innovativi, magari che affrontavano tematiche o storie già raccontate, ma con un piglio, con una sensibilità, con un tocco anche diverso. Quindi sicuramente, io sono davvero molto soddisfatto del responso dei lavori in generale di quest'anno e dei vincitori, perché credo metteranno d'accordo tutti, anche il pubblico. Alta qualità. Altissima qualità, e come dire, Shortini si conferma in questo un faro per, diciamo, nel panorama dei festival italiani, perché sia per la proposta ovviamente culturale che per l'attenzione anche al nuovo, e quindi ha dimostrato ancora una volta di esprimersi con coraggio. Giulio, buon Shortini. Anche a voi, grazie.